La pesante situazione debitoria di circa 8 milioni di euro dell'ASP 1 di Teramo apre le porte al commissariamento. A tracciare l'azzeramento del consiglio di amministrazione dell'azienda dei servizi alla persona sono gli uffici regionali che si occupano di sociale, condizione difficile che mette in dubbio anche il pagamento degli stipendi agli operatori impegnati nelle strutture. Dei possibili sviluppi che interessano l'ASP 1 si è discusso durante l'incontro svoltosi alla CGIL di Teramo tra i rappresentanti sindacali e l'assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali, Pietro Quaresimale, che nel suo intervento, oltre a illustrare i contenuti della relazione presentata dagli uffici, ha anche annunciato l'imminente stanziamento di 2 milioni di euro, che fanno parte di una dotazione complessiva di 7 milioni messa a disposizione della Regione Abruzzo per le ASP abruzzesi. Il mio pensiero è rivolto non solo e soprattutto ai lavoratori, ma anche agli anziani, perché quando parliamo di casa di riposo in realtà parliamo di due fragilità: la fragilità dei lavoratori che vedono sempre più lontano la possibilità di ottenere lo stipendio e anche la tredicesima, perché parliamo del mese di dicembre, ma anche dei servizi alla persona, i servizi alle persone più fragili, cioè persone come gli anziani che vivono comunque una condizione di fragilità intrinseca. Quindi ecco, io mi auguro che nelle prossime ore avremo una risposta. La casa di riposo di Teramo, ma come tutte le case di riposo della nostra ASP, sono state sempre un fiore all'occhiello della nostra provincia, quindi spero che ci sia una soluzione pacifica per appunto riportare all'optimum la nostra ASP. Naturalmente, a parte la contingenza, cioè questa situazione di disagio economico che vive, io credo che sia opportuno, necessario, che venga cambiata la legge regionale sulle ASP, cioè quella legge del 2011.